Ciao, perché continui a seguire chi ti sfancula? Continui a seguire chi ti tratta male? Continui a seguire chi ti tira i pesci in faccia? Allora, perché continui a farlo? Perché sviluppi una sorta di attaccamento proprio alla negazione, al rifiuto. E vuol dire che hai vissuto un imprinting sull'attaccamento, un imprinting sul rifiuto. Per cui la tua parte emotiva tende a nutrirsi proprio di tutto ciò che si nega fondamentalmente. È come se da piccolo avessi giocato con un giochino elettronico di difficoltà elevatissima e vai a ricercare ora lo stesso tipo di difficoltà in una sorta di coazione, ripetere, che si manifesta a fasi alterne poi nella vita, perché anche queste ripetizioni hanno delle sequenze, hanno, come dire, se una problematica ha impiegato a svilupparsi, che ne so, 10 anni. E una volta che tu l'hai risolta, rinizierà a riformarsi e 10 anni dopo te la ritroverai. Per cui sono dei cicli analogici. E questo cosa fa sì che tu passerai la tua vita proprio a inseguire, in questo caso, chi ti rifiuta. Quindi va sbloccata questa situazione. Devi imparare a erogare alla tua parte emotiva un altro tipo di emotività. E questo puoi farlo solamente partendo da te stesso, andando a vedere quelli che sono i blocchi che ti spingono a fare questa scelta e fare deliberatamente delle scelte diverse. Il fatto di rendersene conto, di essere consapevoli che tu sei comunque, ti alimenti di queste schifezze, deve spingerti a creare un'alleanza con la parte emotiva. E creare un'alleanza con la tua parte emotiva significa che devi imparare a dare delle emozioni, a cambiare stile di vita, perché se continui a fare questo stile di vita che stai facendo, evidentemente otterrai gli stessi risultati. Quindi devi introdurre delle modifiche, dei cambiamenti, in modo tale da smettere di doverti, per sopravvivere emotivamente, nutrirti inseguendo chi ti sfancula, chi ti manda a cagare. Perché quello è il cibo naturale della tua parte emotiva. Devi insegnargli e insegnagli, inizia a dargli altro cibo. Come dire, l'appetito viene mangiando, no? Se a un bambino piccolo non gli piace una certa cosa, un certo omogenizzato, tu glielo dai, magari mischiato ad altre cose, gli canti la canzoncina mentre gli dai il cibo, gli crea un ancoraggio positivo mentre gli dai quel cibo. E poi quel cibo lì gli piacerà. E sarà lui magari a chiedertelo. Per cui è la stessa cosa devi fare con la parte emotiva. Inizia da somministrare altre emozioni gradualmente, creando degli ancoraggi positivi e deliberatamente, diciamo, creando ancoraggi negativi a quelli che ti sfanculano. Cioè devi imparare a duplicare il comportamento. Chi ti sfancula lo sfanculi a tua volta. E vedrai che magari cambierà lui atteggiamento nei suoi confronti. L'importante è che tu riesci a capire bene il meccanismo. Perché se riesci a capire bene il meccanismo, hai già fatto un passo avanti per poterti liberare dal meccanismo stesso. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!